Anch'io conosco quali tecniche si usano in certi casi. Jean-Claude Merler ritiene che tra l'attacco alla caserma e i massacri di Brabant possa esserci un collegamento. Non soltanto io, ma anche altri magistrati, poliziotti seri e alcuni investigatori hanno messo in relazione l'attacco alla caserma di Vielsalm e gli omicidi del Brabant. Ho analizzato con attenzione il modo in cui hanno cercato di uccidere Fréchet e la tecnica con cui sono state assassinate alcune delle vittime dei supermercati. Si tratta di assassini estremamente lucidi, perfettamente organizzati, freddi, una tecnica del tutto militare. Il reclutamento di elementi di ogni genere nei gruppi paramilitari è una prassi comune adottata dagli alleati sin dall'immediato dopoguerra. Prendendo molto sul serio il proverbio secondo cui «il nemico del mio nemico è il mio amico», si arruolano anche ex nazisti nella lotta antisovietica. Uno di loro, l'ex SS Reinhard Gehlen, sarà tra i fondatori del servizio segreto tedesco occidentale del dopoguerra, che più tardi controllerà la rete Stay Behind di Bonn. Nei primi anni della Guerra Fredda nessuno più di Gehlen alimenta le paure americane di una crescente minaccia sovietica. Il presidente Truman investe milioni di dollari in un vasto programma di intelligence e di azioni segrete antisovietiche. Lo US National Security Act del 1947 fornisce la base legale per le attività segrete e per le cosiddette operazioni di guerra non ortodosse. La strategia viene scrupolosamente definita nella direttiva 10/2 del Consiglio Nazionale per la Sicurezza. Questo documento influenzerà negli anni a venire le modalità operative dei servizi segreti. La direttiva 10/2 autorizza l'uso di ogni mezzo, compresa la costituzione di gruppi armati segreti, oppure la manipolazione delle popolazioni attraverso l'uso della propaganda e del terrore. E destina un fiume di soldi per questo tipo di attività. Il colpo di Stato filo-sovietico a Praga, il blocco di Berlino e lo scoppio della guerra di Corea contribuiscono ad alimentare le paure americane di un'invasione russa dell'Europa. I sospetti si moltiplicano su entrambi i lati della cortina di ferro. Dietro alla facciata ufficiale della NATO si intensificano gli sforzi per organizzare e radicare le reti Stay Behind in tutto il continente. Cosa facevano queste reti mentre aspettavano l'invasione sovietica? Beh, si addestravano e si interessavano della politica locale. Ed è qui che troviamo i danni maggiori e l'impatto più significativo e pericoloso di queste organizzazioni clandestine nei paesi dell'Alleanza Atlantica. Negli anni del dopoguerra cresce il consenso elettorale ai partiti comunisti dell'Europa occidentale. I loro rapporti con Mosca preoccupano Washington. All'epoca Peter Sickel è il capo dell'ufficio della CIA a Berlino. Avevamo un forte partito comunista italiano e un forte partito comunista francese e c'era un profondo senso di insicurezza. Anche perché sapevamo che i russi si servivano di questi partiti per i loro scopi politici. E il rischio di una vittoria elettorale dei comunisti, i gruppi che fanno capo a Stay Behind trascurano la minaccia di invasione per concentrarsi sui cosiddetti nemici interni. Per gli storici, il documento più importante è una nota riservata del servizio segreto italiano datata a 1 giugno 1959. Vi si legge che Gladio è stata istituita con il duplice scopo di entrare in azione in caso di un'invasione sovietica o in caso di sovvertimenti interni da parte di forze comuniste. Quindi ora sappiamo che a partire dagli anni 50 le reti clandestine hanno una duplice missione. I primi indizi di un ruolo eversivo delle strutture segrete della NATO emergono per la prima volta in seguito allo scandalo scoppiato in Germania negli anni 50. Nel 1952, un membro del network tedesco che fa capo a Stay Behind si presenta alla polizia di Francoforte e dichiara: «Faccio parte di un esercito clandestino. Gli americani ci addestrano ad uccidere, a non lasciare tracce, a nasconderci nei boschi. Abbiamo armi, esplosivi e siamo un'organizzazione segreta».
Il cancelliere Adenauer era infuriato quando scoprì che gli americani agivano tenendolo all'oscuro di tutto. Per quanto mi riguarda, non avevo obiezioni sull'operazione in sé. Diciamo che sarei stato un po' più cauto nella scelta delle persone. L'uomo che si presenta al commissariato è Hans Otto, ex ufficiale dell'SS preoccupato da ciò che accade nella sua cellula Stay Behind. Questa testimonianza porta alla scoperta di un centro di addestramento nel cuore delle foreste di Hessen, nella Germania centrale. Ma quello che sconvolge gli investigatori è la missione politica che sembra essere stata affidata a questi paramilitari.